Ehi la ciurma, io sono Mazzatesta e ben ritrovati in un nuovo episodio di Book of Demons. Speriamo di avvicinarci alla conclusione di questo gioco con questi ultimi episodi. Facciamo 11 minuti o facciamo 22? Facciamo che gli ultimi li facciamo un pochettino più lunghi, dai, ci può stare. Siamo a quanto? 81%. Con questo ce ne farà una decina, quindi magari un paio di episodi. Non so cosa ho potenziato, ma mi sembra che faccia molto più danno su questo giro. Perché non ho incontrato quelli con le fiamme addosso. Questi sono davvero una sofferenza. Dovrei trovare qualcosa che faccia sparire le fiamme di quelli, ma ancora non ho niente. Cioè, non abbiamo una carta effettivamente che è niente. Non ho avuto modo di fermarlo perché eravamo troppo lontani. Ma ognuno di questi ne genera due, mi sa, eh? Ok, ha una runa che è molto buona. Ah, fatemi uscire di qua per piacere. Qui ci moriamo, mi sa. Ah, fatemi tornare qua su. Ok. No? Ok. Molto meglio adesso. No, speriamo che non evochi niente. No. Va bene. Dai. Quanta cavolo di vita ha questo tizio? Allora, per ora ci siamo. Ah, gli arcieri, mi ero dimenticato di questa seccatura. Allora, recuperiamo un po'. Vabbè, piuttosto che aspettare di bercela darà la vita perché facciamo prima. Allora, da sotto c'è uno shrine, sì, l'ho vista, ma no, mi sa che oh, dobbiamo proprio cercare qualcosa che sia antifuoco perché qua mi sa che altrimenti non ce la caviamo molto. Allora, quella è già la fine del primo livello. Vediamo subito se c'è qualcosa. Allora, Boots, Shield, Amuleto del Mana. No, solo l'elmetto elettrico, niente di ghiaccio. Ci mancano comunque ancora parecchie carte di equipaggiamento qua, mi sembra, da quello che abbiamo incontrato. Questi con gli scudi sono molto lenti a tirare giù. Però è sempre meno terribile di quegli arcieri. Ok,
E comunque avere la doppia spada ci permette di... Ok. Colpire tutti quelli che gli stanno intorno. Quegli altri erano quasi tutti con un... che si potevano tirare giù con un colpo solo. No, questo sta caricando. Sarebbe davvero urgente da trovare. No, dammi un po' di cuoricini, ma andiamo a pigliarci soprattutto la pozza che c'era lassù in cima. Ok. Cioè, dice ancora una cassa che abbiamo visto, ma in realtà non mi ricordo di averla vista. Meno che non sia qua sotto, ma mi sembra che lo segnalasse già prima. Ok. No, andiamo di qua. Questi hanno preso il posto di quei ragni super mega potenti che c'erano prima. Problema è che i ragni erano molto più facili da tirare giù. Questi scorpioni sono davvero molto, 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 molto coriacei. Poi si sposta con una facilità incredibile. Ah no, in realtà quel portale là era solo un portale, non era l'uscita. Ecco dove era quindi quella cassa che non abbiamo visto. È tutta roba di là perché non l'abbiamo presa, non abbiamo preso il portale. Non è grave, dai, adesso ci zompiamo dentro. Mana è a posto? Sì, sembra che non abbia bruciato troppo. Cioè, prima abbiamo rigenerato qua. No, infatti, questo era solo il portale che fa. Non mi lascia tranquilla se c'è sta qua. Cos'è questo? Oh! Questo mi serve. Cambiamo il Burning Max con il Frozen Flail. Era proprio quello che ci serviva. Ah, a posto? Ottimo. Mi ha detto che ha bloccato lo stun, ma mi ha comunque girato le robe. Oh sì, adesso è molto più veloce. È assai strano comunque che... Cioè, no, ha senso per il gameplay che il ghiaccio lo trovi dove ne hai più bisogno, ma non ha alcun senso che fosse qui, cioè nel senso è vero che ne abbiamo bisogno, ma oddio, tutta sta roba addosso.
più gli arcieri, ovviamente. Scusate, fatemi un attimo bere. Oh, un attimo di ritirata qua perché... E niente, erano due insieme, ho potuto schivare entrambi. Ok. Ah, mi hai detto che c'era qualcosa che non andava da queste parti. Non ho capito se era un commento così tanto per o se era relativo al fatto che ci sia qualche strano boss. Cioè, ha tirato giù gli altri in realtà, quindi... Boh, cioè nel senso alla fine è buon per noi, però... Ma adesso quanti cuori per terra. Tiralo giù per piacere. Andiamo qua. Ok. Appena in tempo dovrei dire. Cosa è successo? Perché continua a non mostrare i cuori? Ah, qua c'è un'infinità di roba che... Peggio di così. Allora, questo evoca, non lo so io. Tiralo giù per piacere. E qua c'è di tutto e di più. Ma non capisco chi è che continua a lanciare tutte queste magie qua intorno. Ah, è lui. No, no, no. Volevo andare giù sotto a prendere un po' di vita, ma... Fammi passare, please. Fammi passare, please. Ok. Bueno, bueno. Adesso siamo un po' più tranquilli. Ma con me che continua a esserci tutta sta magia intorno? Pensavo di averlo tirato giù il tizio, cioè... No, invece no. Boh, ci deve essere ancora qualcuno su che rompe l'anima. Ah, sto tipello qua. Porca miseria. Lui da solo faceva tutto quel macello. Sì. Sembra di sì. Allora, siamo passati vicino a uno shrine e non l'abbiamo aperto. Siamo passati vicino a una cassa e non l'abbiamo presa. Allora, vediamo un attimo. Eccola. Non so se lanciarmi in là perché il fatto che ci sia una pozza. Anche qua sia molto meglio. Fatemi passare per piacere. No, tiro giù questo che. Devo andare un attimo in su giusto per scrupolo. Ma è questo? Si è teletrasportato? Verosimilmente. Mannaggia come l'ho schivato al pelo! Ma questo è quello dei 7000 scudi. Cioè scudi, 7000 cuori. Ok. Non voglio voi, voglio tirare giù prima questi. Ma chi è tutta questa gente? Sta intorno a me. Non si capisce neanche chi cavolo stanno proteggendo qua. C'è così tanta di quella gente che non si capisce niente. Senti, giù, 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 giù.
Mannaggia, ho schivato quello giusto perché l'ho sentito. Come faccio a essere ghiacciato se c'ho il coso del ghiaccio? Avrei c'è un tizio là che lancia. Allora, Giulia, Arcieri, per piacere, facciamo un po' di pulizia, in modo da capire almeno che cosa cavolo sta succedendo qua sotto. Ok. Era lui che era quello protetto. E come se non bastasse. Abbiamo anche loro due da tirare giù. No, ok, qua è tutto fatto. Rimane una cassa che deve essere quella qua sotto, allora, probabilmente. No, ho sbagliato a cliccare, era una cassa di quelle malvagie. Oh, non si capisce niente. Oh, fatemi un attimo. Ok, uno è esploso. Che cosa sta succedendo? Si capisce più niente. Cos'è? Cos'è? No, please. Fatemi andare su, non capisco niente. Sono tanti quegli effetti speciali qua che... Chi è che spawna tutta sta roba? Sei tu? No, nel dubbio tirano giù questi due che si sono separati dal gruppo nel mentre. Ok. Allora, ok, questo che... Neanche lui separato, è vero che ci sono gli arcieri che ci stanno prendendo di mira, ma vabbè. Adesso un sacco di tizi velenosi con un sacco di vita. No, no, per piacere fatemi uscire di qua. No, 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 non ci siamo capiti. Sono, credo, queste robe qua che evocano gli altri, non lo so. Cioè, quelle di sicuro sono quelle legate alla chest. Non so se è colpa loro lo spostamento di tutto. Io nel dubbio cerco di tirare giù tutto qua. Mannaggia. Ok, una carta ignota e un'altra della luna. Va bene, dai. Sono rimaste.
Zombie Corse e Hot Crawler. Aspetta che mi curo un attimo. Hot Crawler è qua. Ok. Cos'è che è rimasto? Un Fire Imp? Dove? Ah, è qua, l'ha evocato il tizio prima. Ok. Posto, dai, allora, credo che sforeremo un po', ma almeno andiamo un po' avanti. Se facciamo questi ultimi episodi un po' più lunghi non è grave, tanto ormai comunque chi vuole restare, resterà, non è che scoraggiamo qualcuno. No, 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 non il boss adesso qua in mezzo a questi due tizi, senza un pool di roba da recuperare vita. Perché non è che poi ho così tante pozioni, ho solo 8. È lui che mi sta tirando della roba addosso, credo. Dove è andato? Ah, è là dietro. Ah, poi cercherà di spostarsi di nuovo. Ah, no, non posso impedirglielo. È andato di nuovo di qua, ok. Ah, fin detto che così con il ghiaccio riesco abbastanza a contenerlo. Torna qua, sì, incredibile. Fortuna che abbiamo sia l'armatura che il rigenera cuori, perché altrimenti qua sarebbe stato, credo, impossibile da fare. È vero che questo non è che devi picchiarlo, devi solo aspettare il tempo che passi. E che lui continua a farti cadere della roba addosso fino a che non finisce il tempo. Poi quando finisce il tempo, si teletrasporta di nuovo. Era prevedibile perché non c'erano altri posti in cui andare. Ma quanti cavolo di cuori ha? Ok, è andato. Boh, solo soldi. Credo sia ancora parecchio lunga però qua, mi sa, eh. Se non altro ancora di boss. Ha solo tre fasi, se non altro.
Vignetta dorata, perché che cosa ci avevo messo dentro? Un'altra roba d'oro, eh? Può darsi, mi ha dato una cimetra. E niente, ho dovuto usarne una perché qua era un casino, se no. Allora, fatemi un attimo passare perché non so cosa fosse quella roba là, ma non volevo sperimentarlo. Ok. Ok. Ah, ma noi siamo saliti di livello prima. Level up. Facciamo mana. Cosa sta succedendo là? Ma facciamo così, che tanto quella la Shadow Sword dovrebbe tirare giù i fantasmi. No, là c'è un boss, porca miseria. Speravo di trovare prima una fontana di vita, qua invece niente. Dai, vieni giù, è che questo è di ghiaccio, porca miseria. Cosa mi è arrivato qui in testa, la roba a caso? Fatemi un attimo recuperare un po' di vita qua perché sennò. Ah, poi tiriamo giù questo. Ok, che dai due figlioli. Siamo sempre a 52. Dobbiamo provarci. Andiamo. Ok, là c'è il pool. Dobbiamo solo farci strada. No, mi sembra di aver visto un boss prima. Dove è andato? Siamo finiti in mezzo a quell'affare là, ovviamente. No, vorrei tirare giù prima quello. I violetti. E poi switchare all'affare di fuoco, visto che questo se non lo tiriamo più giù. Ok, e rimettiamo il ghiaccio. No, c'è qualcuno qua che si sta tutelando con te. No, niente, devo rimettere quello di fuoco. C'erano due di sti così ghiacciati. Ah no, a meno che non sia qualcosa putrefacente che. Questa evoca anche. Questa pianta, che cos'è?
Ok, mettiamo quella di ghiaccio che in genere serve di più. Infatti, appena detto. Ok. Una piccola bevuta. E ce ne andiamo. Uff, ok. Impegnativo, ma è andata. Ah, due Golden Awards nel calderone. Ok. Credo che andrò in città, ma detto questo, noi ci vediamo nel prossimo episodio. Vi invito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, e lasciare un commento qua sotto. Ciao a tutti e buona giornata. Al prossimo episodio di Book of Demons.